Gekko, magari basta. No, ma guarda, sono pochissimi tesori. Guardate, qui c'è la piramide, wow! Gekko, ma tu vai matto per i tesori, basta, finiamo! Oh, ragazzi, ma questa sarà l'ultima piramide e poi andiamo a casa, ok? Oh, guarda, c'è uno scorpione, mamma! Ah, ma tranquillo, non è vero, è di bronzo! Wow, guardate qua! Cosa sarebbe? Non lo so! Dai, leggiamo cosa c'è scritto! Leggo io! Sole, scarabeo, magia, mummia, risorgi con energia! Oh? Che sta succedendo? Oh, mamma mia, c'è un ragno qua, mamma! Ma perché stai urlando? Non è una mummia! Ma chi mi sta disturbando? Ma perché non potete lasciarmi in pace? Sono proprio avvezzi! Ah, è una mummia! È una vera mummia! Ma non avere paura! Mi sa che non è molto pericoloso. E poi guarda, è ammalato! Ma qualcuno mi può aiutare? Sì, portiamolo dalla dottoressa Aya! Sì, un amico nuovo vale più di tutti i tesori del mondo! Grazie, gatto boy! E tu non fai paura! Ciao Aya! Ciao Gufetta! Ciao Gekko! Ma quanto siete belli con questi gioielli! Sì, ma ti abbiamo portato qualcuno molto speciale, non avere paura! Ma chi sarebbe? Ciao Aya! Ciao Aya! Ma è una mummia, mamma! Ma è una vera mummia! Sì, ma non ti preoccupare, è buona! Ok, accomodati, cara mummia! Grazie! Oh, poverina! Aspetta, che io ti aiuterò! Oh! Cosa ti è successo? La mia vita è molto scura e poi sento questo vuoto dentro di me. Ok, proverò ad aiutarti. Prima di tutto misuriamo la temperatura. Quanto? 145 gradi? Ah? No, ma è normale. Ok, allora ti devo auscultare. Ah, che strano, non sento né cuore né respiro. Certo, Aya, è una mummia! Mi sono dimenticata, hai ragione. Allora, guarda, mi sa che le tue bende sono molto umide. Allora, devi aprire le finestre nel tuo sarcofago. Nel mio sarcofago non ci sono le finestre, però va bene, lo aprirò per far entrare un po' d'aria. Adesso ti asciugherò con il phon e poi ti ho preparato anche le bende nuove.
Oh, che meraviglia! Mi sciolgo proprio, mi sciolgo. Allora, qui ci sono delle bende nuove. Così, ecco. Ecco fatto. Sì, dottoressa, adesso mi sento molto meglio. Ma questo vuoto dentro di me... Certo, sì. Io ti prescrivo di andare a giocare con i tuoi nuovi amici. Certo! Veniamo a trovarti ogni giorno! Adesso sono proprio felice! Ciao ragazzi, ciao Mummia! Ci vediamo presto! E anche con voi! Ciao ciao!